Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gusty of Drums. Nel video di oggi giudico in modo amichevole, ovviamente, le vostre batterie, i vostri bunker, dato che vi sta piacendo così tanto questo format e mi stanno arrivando un sacco di video, devo dire, da voi. Continuo questo format perché, devo dire la verità, mi diverte un sacco. Quindi oggi altre 4 persone mi faranno vedere le loro sale prova, il loro bunker, le loro batterie, i loro rullanti, tutto quanto. Se non mi avete ancora mandato il video e volete mandarmelo, avete tutto qui sotto in descrizione. Stavo cercando il cellulare perché vi devo dire che se mi mandate il video, possibilmente, anzi, se riuscite proprio, mandatemelo tranquillamente da cellulare, dove volete, non è troppo importante la qualità audio, la qualità video, eccetera, magari non proprio che si vedano i pixel, ma comunque di una qualità media va benissimo, col cellulare va benissimo, l'importante è che sia orizzontale, che abbiate un pochettino di ritmo quando parlate, così almeno non sediamo troppo il video. E io vi ricorderei anche, se vi va e ancora non l'avete fatto, di mettere un mi piace al video per supportare questa tipologia di video, se vi piace questo format eccetera eccetera, di iscrivervi al canale, così almeno supportate in generale me. E basta, se volete andare sul sito gustyofdrums.it, all'interno cliccate il link e andate sul mio sito, dove ci sono tutti i miei corsi, e fate un giro, potete provarli gratuitamente eccetera eccetera. Ma detto questo, direi di partire subito, quindi mando la sigla e poi andiamo con il primo bunker segreto di uno di voi. Allora, come al solito, è il momento di mettere le cuffie, perché altrimenti voi sentite e io no. Partiamo subito con Ennio Marino. Quindi faccio... No, aspetta, è già partito il video, ho sbagliato a aprire, ho aperto un altro video. Andiamo con Ennio Marino, che ci fa vedere la sua batteria dal colore, già, devo dire, molto particolare e molto interessante. Vai, Ennio. Ciao Luca, ecco la mia batteria, una Gresham Now 10-12-16 cassa 22x18. Bella quella batteria lì, l'ho provata. I piatti sono Zildjian, che andiamo ad illustrare. Super preso bene lui, mi piace. Light hi-hat da 15. Il mio hi-hat preferito, lo dico. È quello che uso anch'io molto spesso sul canale. Ragazzi, questo piatto qua costicchia, è vero, ma è la hi-hat, per quanto mi riguarda, della vita, cioè a me piace tantissimo. Il light di Zildjian, bellissimo, scusate, dovevo dirlo, andiamo avanti, continua pure Ennio. Hi-hat da 15, un custom fast crash da stesso da 15, yes. Un FS stack da 12, lo splashino, Whip crash da 17, dark crash da 18 e uno splendido Sweet Ride da 21. Bel po' di piatti, devo dire. Una campana molto presente, che bene per il rock, ma è anche molto versatile. Ok, molto bene. Non ci ha fatto vedere lo splashino. Ho adattato, ho usato l'appoggio per il piatto per mettergli lo spartito. Leggio. Ottimo. E tra l'altro, quello è un libro molto bello, il Gioco Usatis, particolare, un ma mixerino. Molto bello. Grazie Luca per l'opportunità, ciao, ti saluto. Ok, perfetto, allora, super sbrigativo, in realtà, come vi dico spesso, potete anche soffermarvi un attimino di più dicendovi magari quali sono le pelli che utilizzate, quali sono, ad esempio qua vedo che ha delle Emperor, se non sbaglio, andiamo a vedere, con le Moon Gel, chissà che pelli ha sotto, eccetera, quindi non preoccupatevi a soffermarvi un po' di più quando mi fate vedere le vostre batterie, anche perché qui il video dura un minuto e qualcosina, ma appunto, volendo, spiegatemi che almeno mi spiegate bene che cosa usate eccetera. Ma andiamo subito avanti, dato che Ennio è stato veloce, andiamo veloce. Simone Mazzini, batteria già anche questa, devo dire, di una colorazione molto particolare. Vediamo la storia di questa batteria e vediamo la storia di questo bunker, che devo dire
secondo me si è fatto un po' lui vedendo già da destra i contenitori delle uova. Vabbè, lascio spazio a Simone. Ciao, vai. Luca, sono Simone da Ferrara. Ciao, e Simone. Ti mando questo video della mia strumentazione che tengo appunto in questa parte del garage che ho chiuso, foderato per quanto possibile di forno assorbente e soprattutto di cartone delle uova, per cercare di tenere un suono discreto spendendo poco. Tra l'altro, comunque, ragazzi, vi dico questa cosa: dato che parlava di contenitori delle uova, quelli per assorbire il suono vanno veramente molto bene. Ovviamente magari non sono bellissimi da vedere, però vanno veramente molto bene. Io ai tempi, all'inizio, nel mio primo studietto, nella mia prima sala, avevo foderato tutto di contenitori delle uova e li avevo poi verniciati di bianco, quindi in realtà non erano neanche così brutti da vedere, devo dire, giusto per darvi un'idea nel caso vi servisse una roba low budget per appunto assorbire il suono. E fa spavento, cioè che quando suonate la batteria fuori in una stanza normale o quando entrate nella stanza con tutti i fonoassorbenti assorbenti cambia totalmente. Andiamo avanti. La batteria è una batteria che risale agli anni 2000, perché io avevo diverse band e suonavo. Adesso purtroppo non ho più tempo di suonare in band, quindi mi sono ricavato questo angolo per suonare, per provare, per studiare, se così si può dire. Ed è una batteria che all'epoca era una batteria economica entry level della Yamaha DP Series. Era una batteria che montava originariamente, o meglio, di colore, originariamente era nera con i cerchi in contrasto color legno. L'ha fatta lui. Io me la sono praticamente completamente smontata, meccanica e tutto, rimanendo solo a legno. Grande. E l'ho fondamentalmente foderata con questa pellicola adesiva effetto legno, che è anche un po' ruvidina, e ricoprendola poi sopra di flatting per dare l'effetto lucido e per avere appunto un colore così un po' diverso. Sono i fusti che andavano. Bellissimo. Una volta, nel senso che adesso i fusti dei Tom spesso sono più bassi. Questi non so se all'epoca si potessero chiamare power, forse no, questi erano gli standard, però erano molto profondi rispetto a quello che vedo nelle batterie di adesso. Però chissà che potenza che c'hanno. La batteria, niente, di fatto è corredata da un set di piatti che adesso ti mostro. Okay. Monta anche questo accanto questo Tom 8x8 della Basics, che appunto aggiunsi al set, e nonostante la differenza di diametro sia abbastanza importante fra questo che è un 8 e questo che è un 12. In realtà, dopo poi ti faccio vedere semplicemente i due suoni, non sono così male messi insieme. Tra l'altro la cosa molto carina è, scusate, però mi piace, come sapete, mi piace quando la gente si fa le cose. Cioè lui ha preso una batteria e poi l'ha rifatta come colore. Infatti, se non l'avesse detto, non ci avrei minimamente pensato che il Tom da 8 fosse di un'altra serie rispetto alla batteria, perché ovviamente poi l'ha rifatta lui, il colore è perfettamente lo stesso, le meccaniche sono cromate, quindi... Grande, mi piace sempre un sacco vedere quando vi scervellate e fate delle figate poi alla fine, perché comunque il colore è molto bello e questa batteria rende. Poi speriamo ce la faccio anche sentire, come ha detto, un po'. Per quanto riguarda il resto, vabbè, qua c'è un piccolo rullantino semplicemente per avere un suono un po' diverso, è della Planet, quindi parliamo di batterie super economiche, ultra economiche, per addirittura per bambini, ma è un 12 pollici, ce l'avevo. L'ho integrato nel set. Ma al solito, se funziona, va bene. Qua abbiamo il Charlie e uno Zildjian a custom della da 14 pollici. Splash sempre a custom da 6 pollici. Lui ce l'ha fatto vedere lo Splash. Continuando con gli Splash, 8 pollici Brilliant Series UFIP. Okay. 10 pollici Experience Series di UFIP. Poi alzandosi, Crest da 14 Class Series, da 16 Class Series, da ancora 14 RAF Series. Questo è il nuovo, l'ho appena preso, Bionic UFIP da 17. Tra l'altro hanno cambiato, appena preso significa che hanno cambiato il colore e il logo della Bionic, perché non era così prima. Il nuovo l'ho appena preso. Okay. Bionic UFIP da 17, un altro RAF China da 16 pollici della sempre RAF, quindi UFIP. Devo dire che ne ha piatti, Series da 16 Crash Ride UFIP Rack Series da 22 e Charlie da 13 pollici. Ci sono secondari. Ci sono messe delle, ecco quelle lì, degli adesivi strani, perché questa è una manifestazione che non so se conosci, che si tiene a Ferrara da tanti anni, normalmente alla fine di
agosto, ed è un festival internazionale dell'artista di strada. Io partecipai con le mie band a diverse manifestazioni, suonare in strada è veramente bellissimo. E a ricordo di quella cosa, di attaccata sopra due di quei adesivi. Molto bella come. Per quanto riguarda le meccaniche, niente. Vabbè, Charlie era un Cobra Cobra 200, quindi niente di che. Pedale originale dell'epoca, quindi ha 20 anni questo doppio pedale, ed è una Yamaha FP credo 760, okay, o 740, non mi ricordo, ed è ancora marcato Made in Japan. Ma pensa a te, appunto all'epoca le meccaniche le facevano marcate in Japan, secondo me, in da altre parti. Tra i migliori pedali quelli mondo, in generale. Il rullo è un tamburo basso da 5,5. E anzi forse un 5, non è neanche un 5,5, comunque è abbastanza piccolo, basso, sì, come vedi, molto martellato, basso, acciaio, molto molto bello. E per quanto riguarda i tom, parliamo, appunto, abbiamo detto 8x8, questo è un 12, 13 e 16, che erano le misure standard, okay, di un tempo. E come senti, però è perfetto, insomma, non c'è sennolissimo, però insomma accordandolo in un certo modo si riesce a ottenere un suono abbastanza, per me, discreto, ecco. Ma più che altro, anche se più che altro, comunque, cavoli, quello non sembra un 8, cioè da sentire così è più sul 10 che sull'8, probabilmente è dato dal fatto che sia così alto, così spesso quel tom, perché 8x8 comunque è bello grosso per essere un tom da 8. 8x8, questo è un 12, 13 e 16, che sono le misure standard, ma per sentirlo. E come senti, però, perfetto. Di là che suona, non c'è sennolissimo, però insomma accordandolo in un certo modo si riesce a ottenere un suono abbastanza, per me, discreto, ecco, anche se la differenza di diametro è abbastanza marcata. E basta, ti ringrazio per il tempo concessomi e grazie a tutti, ciao. Ma figurati, grazie a te, grazie mille a te Simone. Molto interessante anche questa batteria, appunto il problema, diciamo tra virgolette, in realtà è una cosa positiva, è che mi prendo sempre molto bene quando sento le persone che ci mettono il cuore veramente. Infatti l'idea di questi video è proprio quella, non è tanto il fatto di dire questa batteria va bene, questa batteria va male. Sì, magari vi posso dire questa a me piace di più, questa a me piace di meno, però mi piace proprio entrare e vedere le cose che vi siete fatti, le cose che siete riusciti a tirare fuori dalle vostre esperienze. Tante volte magari qualcuno, per quanto riguarda il proprio lavoro, magari uno fa una cosa e quindi adatta il suo lavoro al suo studio, cioè, quindi bello, mi piace molto. Complimenti Simone, hai fatto un ottimo lavoro, la batteria è veramente molto bella e non credo, sinceramente, mai fatto, ma non credo sinceramente sia così semplice andare a rivrappare, se non sbaglio ti dice, una batteria, quindi prendere una batteria, togliergli tutto il colore e rimettere uno strato come hai fatto tu, quindi complimenti, molto 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 bello. Questo non me lo fa aprire, perché no, non è vero, me lo fa aprire. Qui abbiamo il prossimo, che è Daniele. Vai Daniele. Ciao Luca, sono Daniele da Sant'Arcangelo, provincia di Rimini. Ti faccio vedere la mia stanza, che è questa qua. Bellissima. È nel seminterrato di casa mia, è ricavata da un salone. Tutto preciso, fatta da tutto me, con l'aiuto di un professionista. Abbiamo montato una porta con doppio vetro acustico. Le pareti sono quelle laterali tutte di doppia lastra di cartongesso, con accoppiata una gomma vulcanica ad alta densità per evitare la fuoriuscita del suono. Mai sentita? La stanza è 3 metri per 2,5 più o meno. Qua abbiamo subito due rullanti, un DS Rebel in acero che tengo accordato basso, un Supra Light Ludwig in acciaio 14,6,5. La batteria, quello, una DS Rebel del 2019. Okay. E cassa 2016, tom 12,8 e timpano 14,13. Okay, bella potente quella. Qua ho un piccolo sub che mi dà un po' più di spinta sulla gran cassa, un piccolo, mix più o meno, per potermi registrare. Poi, andando sul kit, tutto microfonato, tutto fatto bene. Sabian, HKX, Evolution, quelli di Wackel, credo, esatto. 21, 18 il Crash. Tra l'altro,
adesso che mi ha detto quelli di Wacol, credo, in realtà quei piatti lì hanno proprio la firma di Wacol sotto, quindi se guardi nella parte della campana ma sotto c'è proprio la firma di Wacol, se sono proprio i suoi, ma direi decisamente di sì, mi sembrano proprio quelli, perché anch'io ho un Evolution, un Crash da 18, quindi controlla se vuoi vedere se sono proprio i suoi, lo vedi sotto la campana. 1, 18 Crash, 17 l'altro Crash. Bellissimi quei piatti, tra l'altro. Uno Splash della Mile. Hayat Sabian serie AX, che è un po' più brillante dell'HKX. Un simpatico Woodblock. Sordinato con le Mugel. Bellissimo Ludwig Supraphonic, 14x5 del 78. Mamma mia, è quello originale. DV. Hayat è quello con solo due gambe, in modo da avere il posto, okay, per il doppio pedale. Che è un DV7000, messo i battenti in legno per dare un po' di spinta, ok. Che dire, battenti in legno mi potenti, trovo benissimo, suona parecchio bene. Vabbè, questo è alluminio, la batteria è in betulla e moga, no? Okay. Cioè, l'avevo detto prima. Alle pareti ho messo delle bass trap negli angoli e per circondarti la superficie questi pannelli di gomma piuma che mi aiutano a migliorare l'acustica interna, okay. E in alto sempre carton gesso, però con lamina piombo più l'ara di roccia al di sopra, e poi ci sono questi due pannelloni. Ma quello cos'ha? Che ho fatto come avevi fatto tu in qualche video di qualche anno fa, con all'interno della lana di roccia e poi ho rivestito con del tessuto. No, e la mia socia mi ha fatto questo bellissimo disegno a mo' di ECG. Ma che bello! Io lavoro in ospedale, quindi è una sorta di deformazione professionale. Ok. E niente, ecco, basta, mi diverto tanto, suono pop, rock, funk, una batteria molto molto versatile, devo dire. E basta, questo è quanto. Ti saluto e buona giornata e bellissima iniziativa. Ciao. Grazie mille Daniele. Allora, molto bella, devo dire, lo studietto piccolo ma caratteristico, come dire. No, piccolo ma molto carino. Ovviamente lui, come detto, si è fatto aiutare anche da degli esperti. Infatti ci sono alcune cose tecniche che ha detto che non sono così semplici, nel senso che lamina di piombo, vari strati, cioè sono cose che ovviamente o lavori in quel campo lì oppure lavori in quel campo lì, e, però molto, molto bello, e soprattutto credo quella stanza lì, nonostante sia piccolina, suoni molto bene con tutto il trattamento. Batteria, vabbè raga, DS Rebel, che dobbiamo dire? Piatti Evolution, ragazzi, quei piatti lì sono veramente molto belli, soprattutto i Crash. Il Raid e il Charleston sì, sono carini, ma quello che mi piace di più di tutti, quelli che mi piacciono più di tutti sono i Crash, ho provato tutti, 16, 17, 18, se non sbaglio oltre il 18 non si va, molto, molto belli. La cosa che dicevo prima era che anche in questo caso, in qualche modo, comunque sono stati collegati lavoro e batteria, che è una cosa che a me piace tantissimo, perché questo ECG, se non sbaglio si dice, fatto sul pannello fonoassorbente, va a collegare la musica alla sua professione, che come ha detto lavora in medicina, non mi ricordo se sia dottore, infermiere, cosa mi ha detto, però comunque nel campo medico, e quindi mi piace sempre questa cosa, che vengano collegate le due professioni, diciamo, comunque l'hobby e la professione. Infine andiamo avanti. Antonio Biondi, vedo già un cane sul letto, quindi questo video parte bene, andiamo, vai Antonio. Ciao Luca, sono Michele, lui è Toby. Ciao a Michele e Toby. Tengo la batteria nella mia stanza da letto, okay. Ho la televisione nella sua stanza da letto, che mi fa da specchio quando monti i video, quando mi riprendo con la telecamera Zoom Q8N4K, okay. Ho la mia batteria, è una Tamburo T5, okay. Montata molto particolare, devo dire. Ho i piatti Paiste PST3 da Raida 22, da 20 scusa, okay. Il Crash da 18, l'altro Crash da 16, uh-huh. E il Charleston da 14, okay. Mi tengo le bacchette così perché mi sono comode mentre suono e le uso, quelle della Zildjian 5A, e ne cade perché una, sono la dell'antiscivolo subito. In coro. Super. Poi comodo. Ho il timpano da 14,
tom da 12, l'altro da 10 e il rullante da 14 con la gran cassa da 22. Ottimo. E io la batteria la tengo così perché ho imparato a suonarla da mancino. Molto particolare come la monta. Mi riprendo con la telecamera perché il mio insegnante, essendo di Forlì, lui abita fuori Forlì, okay. Fabio Vittiallo. Ah, grande Fabio! Mi ha detto di riprendermi così si guardano, si guardi i video degli esercizi. Esattamente. Là mi tengo invece, oltre il libro di Pino Daniele, ci sta, anche le custodie della batteria per quando la smonto. E in più abito in un condominio e abitando in un condominio mi suono negli orari del condominio. Beh, comunque devo dire che abitando in un condominio, se gli permettono di suonare una batteria acustica, è molto fortunato. Devo dire, Michele, sei molto fortunato, perché non è da tutti, diciamo, i condomini permettere a un batterista di potersi esercitare anche in orari prestabiliti, ovviamente, ma su una batteria acustica. Quindi complimenti a te e complimenti ai condomini. Nessuno ha ancora detto che si è ancora lamentato. Ottimo. Ciao, spero che state tutti bene. E questa è la mia batteria. Molto bene, molto bene, molto bene. Grazie mille, Michele. Io ti ho chiamato sempre Michele. Michele Antonio Biondi. Quindi non so se siano due nomi o quale sia il primo dei due, ma vabbè, facciamo che Michele va benissimo. Quindi ottimo, anche qua batteria montata a batteria T5, quindi una batteria di fascia tra le economiche, ma comunque secondo me una delle migliori batterie come qualità prezzo, se parliamo di economiche. Montata molto particolare, devo dire, anche questo è un aspetto che mi interessa molto, perché ognuno ha il proprio modo di montare la batteria. E ovviamente, ad esempio, per me, al di là del fatto che Michele fosse mancino, ma suonare quella batteria lì montata in quel modo sarebbe impossibile, ma ovviamente magari per lui suonare la mia batteria montata nello stesso modo, montata a mio modo, sarebbe impossibile. Quindi mi piace molto questa cosa, che ognuno ha il proprio modo, perché poi la batteria è diversa dagli altri strumenti. Cioè, una chitarra potrai cambiare accordature eccetera, ma il pezzo è unico, quindi la devi suonare così. La batteria invece te la puoi modificare e girare come vuoi, quindi molto 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 bello. Quindi ragazzi, siamo già arrivati, direi, alla fine. Li abbiamo visti tutti, veramente. Per me è volato oggi. Devo dire che è volato. Niente, ci sono rimasto un po' male, perché pensavo... Cioè, mi è sembrato troppo poco tempo. Invece, effettivamente, comunque, sono già a circa una ventina di minuti di video. Quindi, li abbiamo visti tutti. Li abbiamo visti tutti, purtroppo, ma... Purtroppo, perché avrei voluto vederne altri. Ma questo format continuerà. Quindi, se volete mandarmi i video per vederli poi insieme, per farvi giudicare da me, no, ovviamente sto scherzando, sempre in modo super amichevole, mandatemeli qui sotto, avete tutte le info per mandarmi video. Mi raccomando, se potete, in orizzontale, con un po' di ritmo, che non significa che dovete farmi un video da un minuto, ma significa che potete farmi anche video più lunghi, da 4, 5, 6 minuti, in cui però mi spiegate bene tutto. Vi ricordo, non preoccupatevi di parlarmi bene dei piatti della batteria, delle pelli sopra, delle pelli sotto, del perché avete deciso di utilizzare certe pelli, certi piatti, eccetera, che suono volete, che tipologia di musica fate, e quindi magari avete comprato quella batteria perché dovevate suonare rock, perché dovevate suonare jazz, eccetera. Spiegatemi un po' di quelle cose lì, così almeno contestualizziamo anche un po' i vostri strumenti. E con questo, ragazzi, vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al canale, di lasciarmi un like se questa tipologia di video vi piace, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!